Siamo qui sul lungomare di Catanzaro Lido, tre sigle, le sigle che rappresentano la sinistra alternativa anticapitalista catanzarese, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Calabria Resistente e Solidale. Rifondazione Comunista ha lanciato questa campagna di raccolta firme contro l'aumento delle bollette, contro il caro vita e contro l'allungamento dell'età pensionabile per pensioni più dignitose. È una campagna nazionale che a livello locale abbiamo voluto riproporre insieme alle compagne e compagni di Potere al Popolo e Calabria Resistente e Solidale. Sono anni che i ceti popolari, le classi sociali più deboli, lavoratori, lavoratrici, giovani, precari subiscono una crisi senza fine e l'aumento delle bollette è l'ultimo tassello. Noi pensiamo che bisogna mettere mano agli extra profitti delle grandi multinazionali, bisogna investire in energie pulite, rinnovabili, bisogna porre un freno, bloccare l'aumento di queste bollette come è stato fatto in Francia o in Spagna. Pensiamo anche che bisogna ripristinare, diciamo, una legge pensionistica più adeguata a quella che è la vita delle nostre persone, dei nostri pensionati, e soprattutto affinché giovani e giovani possano trovare lavoro in futuro. E soprattutto la questione delle bollette riapre, diciamo, la questione energetica. Noi produciamo in Calabria molta energia pulita, questa energia pulita non ha nessun risvolto economico per quanto riguarda le nostre tasche e soprattutto bisogna ricominciare a ragionare anche di comunità energetiche. Abbiamo le bollette dell'energia triplicate, abbiamo dichiarazioni di manager delle industrie petrolifere apparse proprio oggi sugli organi di stampa che parlano di profitti inimmaginabili anche per loro. Detto questo, abbiamo sacrificato il futuro delle nostre famiglie, soprattutto le fasce più deboli, sull'altare dei profitti di pochissimi. Riteniamo che sia arrivato il momento di dire basta, perché questi aumenti delle energie poi si ripercuoteranno a catena e si stanno già ripercuotendo a catena sui prezzi. Cosa deve ancora accadere perché ci si possa ribellare? Come Codacons stiamo proponendo un'autoriduzione delle bollette, non è più possibile andare avanti così. E guardi, non stiamo parlando di qualcosa di superfluo, ci sono famiglie che hanno malati in casa, che sono obbligati ad avere l'energia elettrica per tenere in frigorifero dei farmaci. Come Potere al Popolo sosteniamo, diciamo, questa campagna contro il caro bollette, perché crediamo comunque che il caro vita sia un problema diffuso anche nella città di Catanzaro, diciamo, soprattutto nelle periferie catanzaresi, diciamo, dove comunque c'è molto disagio. Crediamo che comunque una protesta di questo tipo possa essere, diciamo, al centro di una battaglia politica che debba entrare anche nel dibattito politico delle comunali. Insomma, crediamo comunque che l'alternativa al governo Draghi debba essere, diciamo, sia sul piano nazionale che sul piano locale.